Io credo che per Milano del 2026, per la Milano delle Olimpiadi, sia la vera sfida e quindi intervenire sulle linee storiche, la 1 e la 2, ma anche su tutto l'intero sistema del trasporto pubblico milanese per renderlo accessibile a tutti e quindi anche nel tentativo di favorire l'intermodalità, quindi lo scambio fra proprio mezzo e il mezzo pubblico, sia una sfida assolutamente sotto il piano tecnico interessante e anche raggiungibile.